Semedo che può andare. Vede in mezzo Suarez. Prova a servirlo, invece c'è Messi. Incredibile. Palo. Palo di Messi. Colpo di testa e palo di Messi. Mamma mia, questo classico si è acceso. Incredibile. Sì. Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati alla nostra carriera alternata insieme a Ricky. Ovviamente oggi è il mio episodio. Siamo con Barcellona e Portogallo. Volevo vedere un pochino cosa ha fatto Ricky. Allora, ha vinto 1-0 con Valencia, ha perso 2-1 con la Spagna, ma era una partita abbastanza difficile. Ha vinto 4-0 con Valencia, no, aveva vinto col Siviglia 1-0, 4-0 con Valencia. E poi in Coppa è passato con un 1-0 e pure 1-0 contro il Granada. Quindi si sta comportando molto bene in campionato. Ha perso col Portogallo, però siamo comunque primi nel girone, come potete vedere. Siamo ancora a 12 punti, la Spagna però ci sta raggiungendo a 10. Adesso voglio vedere un pochino le partite che toccherebbero a me. Quindi sarebbero queste 4 per chiudere novembre, con la Slovenia, il Malaga, Real Sociedad e Cordova. E poi infine avremmo il Real Madrid a chiudere. Penso di simulare il Malaga. Eppure la partita di Coppa, ci giochiamo la partita con la Slovenia per vedere di assicurarci la qualificazione. Che contro la Slovenia volevo provare dei nuovi giocatori come Eder, João Mario come trequartista, ho messo André, centrocampista centrale insieme a Pereira e Pizzi, Semedo ho messo in difesa insieme a Pepe, anche se è un po' stanchino, ma pure Carriso è abbastanza stanco, quindi lasciamo Pepe, Semedo a destra, grandissimo Semedo, e terzino sinistro Mario Rui. Qui inquadrato il nostro carissimo Pepe, leader difensivo di questo Portogallo che cerca la qualificazione alla Coppa del Mondo. Con la palla qui per João Mario, può scaricare la botta, deviata penso, ci sarà calcio d'angolo. Bene sì, la palla in mezzo, c'è Eder pronto a staccare di testa sul primo palo, anticipato da Handanovic. Handanovic è una brutta bestia, eh? Ronny sfida la difesa, ancora la palla per João Mario. João Mario torna indietro, c'è Ronaldo, lo servono, il tiro da fuori di Ronaldo, parato da Handanovic. Finisce il primo tempo sullo 0-0, purtroppo non siamo riusciti a trovare l'occasione giusta, anche se Ronaldo ci ha provato un paio di volte. Andiamo nel secondo tempo, Pizzi si è fatto un po' male, probabilmente lo toglierò tra qualche minuto. Già Mario, c'è Ronaldo, lo serve bene, Ronaldo sul mancino, il driven shot di Ronaldo, 1-0, Cristiano Ronaldo porta in vantaggio il nostro Portogallo. Mano qui la palla per Semedo, Pereira, ancora Ricky per Ronaldo. Ronaldo, il tiro di prima, ancora Ronaldo col mancino, doppietta per lui al 62esimo, assist di Ricky Quaresma appena entrato, buono così. Si è fatto male Ricky Quaresma appena entrato, mannaggia. Mettiamo André Gomes, lo arretriamo, rimettiamo João Mario trequartista. Adesso il centrocampo è molto difensivo, ma non è un problema. E finisce qui la partita sul 2-0, doppietta del nostro CR7, quindi senza problemi. Dovremmo essere praticamente automaticamente qualificati. La Spagna vince 1-0 col Belgio, quindi diciamo che Portogallo e Spagna la fanno da padrone in questo girone. Adesso pronti perché dovremmo simulare la partita col Malaga e poi arrivare alla partita con il Real Sociedad. Adesso andiamo ovviamente a mettere la nostra rosa. Guardiamo, anche Ricky ne ha fatto una seconda, che è quella che praticamente ho utilizzato io a fine episodio col 4-2-2-2, cioè a fine di una partita, quindi la potrei riutilizzare anch'io. Io vado per il momento sulla mia Leo 2, la Leo 1, potrei anche eliminarla. Però ho visto l'infortunio di Quaresma, 7 mesi ragazzi, questo è veramente un brutto colpo. In campionato siamo a pari punti con Real Madrid, quindi adesso è arrivato il momento di giocare per bene. Andiamo a simulare la partita col Malaga, mettendo magari Rakitic al posto di Iniesta che è leggermente stanco. Per il resto io lascerei così, Hazard 90 in panchina, eccezionale. Potrei anche mettere Koulibaly, però me lo tengo per magari la partita che giocherò contro la Real Sociedad. Quindi per il resto va bene così. Ter Stegen ragazzi, lo lascio con la simulazione, però mi sa che io utilizzerò Siles nella prossima partita, perché Ter Stegen mi sta facendo un po' indiavolare, eh. Andiamo a simulare quindi la partita contro il Malaga, guardiamo un pochino come andrà. Speriamo di vincere perché è molto importante non perdere punti. Messi subito al sesto minuto mette le cose in chiaro, fa l'1-0.
Dai, così ragazzi, raddoppiamo nel primo tempo e chiudiamo la partita, così nel secondo tempo già ci possiamo un pochino più rilassare. Ebbene sì, Suarez mi ha ascoltato al 37esimo, fa il 2-0, entra Hernandez per Villanueva per il Malaga, ma ormai penso ci siano poche speranze per loro, entra anche Hazard per Agüero. 70esimo, la partita non cambia, il 2-0 mi va benissimo, la clean sheet va benissimo, Rakitic la chiude all'85esimo con il 3-0, quindi un'ottima vittoria, vince contro il Malaga. E ci portiamo a 32 punti proprio come il Real Madrid, anche il Real Madrid vince. Andiamo a fare gli allenamenti guardando un pochino quelli che aveva messo Ricky. È andato a mettere tutti i giovani. Io ragazzi per un allenamento li tengo i giovani perché è bene farli crescere, quindi facciamo una simulazione. Magari appena crescono un pochino poi possiamo anche rimettere i nostri titolari. Sale Cardona a 67, sale Guerrero a 61. Buono, Darmian rimane un 54, ma Darmian non so quanto vorrei allenarlo, perché da 54 è tosta farlo salire fino a un overall decente. Quindi andiamo fino alla partita con Real Sociedad che giocheremo noi, poi simuliamo la partita di Coppa e ritorno e poi ci giochiamo contro il Real Madrid. Purtroppo Silesen è infortunato, quindi siamo completamente costretti a usare Ter Stegen, Koulibaly, Piqué, coppia di centrale, Alessandro Semedo, i nostri terzini titolari. Ho messo Andre Gomes perché sta segnando tantissimo, è sempre in forma. Sia quando gioco io che quando gioca Ricky, quindi lo terrei in campo. Verratti, Iniesta per un centrocampo veramente di qualità. Messi dietro le due punte, Suarez, Eden Hazard. Attenzione che la punizione è una posizione molto interessante per Leo Messi che prova a girare la barriera. Il tiro di Leo Messi, alto, ma caricato pochissimo. Suarez prova il filtrante per Marcolino Verratti al volo. Che tiro è? La palla è ancora buona per Andre Iniesta in mezzo, ma c'è Messi, di testa non la può prendere. No, Koulibaly. Non lo puoi perdere così, l'uomo, il tiro, il palo. Oh mio Dio, quanto abbiamo rischiato. E finisce anche il primo tempo sullo 0-0 per fortuna. Dobbiamo reagire nel secondo tempo, non stiamo giocando abbastanza bene. Farei anche qualche cambio, ma aspetto qualche minuto per vedere come entriamo in campo in questo secondo tempo. Suarez aspetta l'inserimento di Andre Iniesta. Andre Iniesta se ne va. Andre Iniesta, ancora lui. Andre Iniesta rientra. Buona l'azione Andre Iniesta, la palla arriva in calcio d'angolo per fortuna. Buono qui il filtrante per Luisito Suarez. Luisito Suarez c'è un compagno in mezzo, lo serve. Ma cos'è? No, dai. No, non puoi essere serio, Hazard. Non puoi essere serio. Ma che tiro è? Ma ragazzi, io provo il tutto per tutto. Ho messo Rakitic e Agüero, provo questo 4-2-4. Non so più cosa fare. Devo per segnare. Non lo so, non lo so. Buona palla per Luisito in mezzo. C'è il tiro del Kun! Sempre il Kun! La decide sempre lui! Entra e segna! Incredibile, il Kun Agüero! 1-0, la prima azione, buona! 1-2 con Suarez, tiro a giro e non la prende, non la prende. E finisce qua, sull'1-0. Un'altra vittoria abbastanza faticosa, però quantomeno riusciamo a mantenere la porta inviolata, nonostante abbiamo Ter Stegen in porta. 1-0 per noi, quindi saliamo a 35 punti. Un giocatore come Alenia a questo punto, che ha 18 anni, può crescere abbastanza, perché no? Stiamo allenando il super del tuo uomo, simuliamo tutto. Vediamo un pochino se cresce anche lui, non sarebbe male. Gli altri giovani intanto prendono, a parte una F, dei buoni voti, nessuno che sale, però andiamo a simulare la partita di Coppa, che è molto importante. Ok, simuliamo la partita contro il Cordoba. Ho messo una, diciamo, una formazione B con Ter Stegen, Roberto Mascherano, Umtiti, Digne, Turan, Seri, Suarez, quello fasullo, Rafinha, Agüero e Paco Alcácer, che almeno gioca un pochino con tutti i giocatori forti che ha lì davanti. È un po' difficile trovargli spazio, fargli trovare spazio. Ammonito Antonito, ricordiamo l'1-0 dell'andata, quindi ecco 1-0 di Lara. Attenzione, ragazzi, dai, contro il Cordoba, anche la formazione B dovrebbe giocare bene. Suarez, bravo, Denis Suarez che trova l'1-1. Quindi adesso in teoria siamo passati, perché anche col 2-1 dovremmo passare. Non so come funziona la Coppa di Spagna, se vale il gol fuori casa. 1-1 comunque finisce. L'importante era non perdere e quindi non abbiamo perso. Passiamo il turno e quindi arriviamo adesso alla partita con Real Madrid a pari punti a 35 in campionato. Forza, ragazzi. Bene, Rakitic si è infortunato in allenamento, 3 settimane di stop, non male. Abbiamo il rapporto finale del... va bene, ok. Ok ragazzi, siamo pronti per la sfida contro il Real Madrid. Giocherò con Ter Stegen in porta, Umtiti, Piqué, Semedo, Alexandro, Andre Gomes, Iniesta, Seri, Messi, dietro le due punte, Agüero, Suarez. Speriamo che Agüero si ripeta, perché ultimamente sta giocando veramente bene, è forse l'uomo più decisivo, almeno per me, insieme a Andre Gomes.
E questa è una partita fondamentale, inutile dirvelo, il classico è sicuramente la partita è tutta aspetta, mentre Suarez la piazza lì al terzo anello, c'era un suo amico, gliel'ha passata. Dicevo, il classico è sicuramente la partita fondamentale, quindi le due partite fondamentali perché saranno andata e ritorno. Questa è l'andata, molto importante, la giocherò io. Quindi diciamo un po' di pressione ce l'ho, la sento, piove, Ikea è concentratissimo. Ronaldo pure, ragazzi, è inutile dirvelo, se Ronaldo da tenerlo d'occhio insieme a Bale e Benzema lì in attacco ci sono tutti, ci sono anche tutti i nostri. Aspetta l'inserimento di Andre Gomes, lo serve bene, Andre Gomes per Messi, buono, Messi rientra benissimo, per Aguero è arrivato Seri, prova il tiro, Seri, buono, buono, impegna Navas, ancora pallone in mezzo, forse lo poteva anche lasciare in calcio d'angolo Suarez, ma ci ha provato. Attenzione al cross, c'è Bale, c'è Ter Stegen in calcio d'angolo. La palla lì per Messi. Messi aggira l'avversario. Tenta il tiro, Messi! La sblocca lui, il classico! Lionel Messi, 1-0, gran tiro a giro, appena fuori dall'area, al 41esimo. Grandissimo gol. Guardiamo il VR Play, con il passaggio qui di Seri per Messi che fotte così l'avversario. Tiro a giro, Suarez si scansa, tipo Matrix. Andiamo avanti, dai, forza Barça. Bello il lancio per Semedo, che può andare. Vede in mezzo Suarez, prova a servirlo, invece c'è Messi. Incredibile, palo, palo di Messi. Colpo di testa e palo di Messi. Mamma mia, questo classico si è acceso, incredibile. E finisce anche il primo tempo sull'1-0, su questo palo di Messi. Andiamo nel secondo tempo con questa cattiveria, perché li stiamo asfaltando e dobbiamo raddoppiare. Attenzione al cross in mezzo, Ter Stegen esci, cosa fai Ter Stegen, cosa fai? C'è anche l'errore di Andre Gomes, la palla un po' rimpallata, mio Dio, 10.000 rimpalli, meno male ha sbagliato, ok, era Carvalho, bravo Iniesta in chiusura, ottimo ripiegamento difensivo di Messi, palla al Kun, ancora a cercare Messi, Messi indiavolato, ancora a cercare il Kun col tiro, parata di Navas, c'è l'esito Suarez, prova in mezzo per Iniesta di prima col mancino, nemmeno di messa al fondo. Per Seri, vede l'inserimento qui di il Kun può andare, è partita alle spalle di Marcelito, il Kun col fisico, il Kun col driven shot, parato. Siamo al 75esimo, facciamo qualche cambio, Iniesta sta morendo, per l'età dopo un pochino muore, ma Verratti è un ottimo cambio. Potrei anche mettere Turan al posto di Andre Gomes, magari sposto Seri nel mezzo e poi ovviamente Eden Hazard per Aguero, cambio classico. Palla in mezzo a cercare Suarez sul primo palo! Oh mio Dio, come si è salvato Navas con l'aiuto della traversa. Mamma mia, questo Real sta avendo molta fortuna, due legni per noi, un palo di Messi, una traversa dopo deviazione di Navas, di Suarez, ma siamo ancora noi in attacco con Marcolino Verratti, cerca il tiro Marcolino! Bloccato da Keylor Navas. Buono in mezzo per Seri. Ancora Seri, aspetta magari l'inserimento di qualcuno. C'è Arda Turan, si gira bene Arda Turan, il tiro! Arda Turan la chiude all'86esimo. L'uomo che non ti aspetti, 2-0. Una grandissima azione. Qui Seri, bravissimo con le 2-2. Arda Turan si gira con una finta a incrociare sul secondo palo. Non può fare niente stavolta Keylor Navas. E andiamo a chiudere, andiamo a vincere questo classico. Più che importante, importantissimo, cavolo. Vogliamo umiliare, vogliamo un altro gol. Luisito Suarez apre per Marcolino Verratti. Marcolino Verratti aspetta, non c'è furia. Palla in mezzo ancora per Suarez. C'è Messi, lo vede. Messi tenta il tiro col mancino alto, ma finisce qua. 2-0. Ottima, un'altra ottima vittoria. Questa conta veramente tanto, non sapete quanto. 2-0 contro il Real Madrid. Asfaltato, veramente un tiro in porta e basta per Real Madrid, noi 8, quindi abbiamo giocato veramente bene questa partita. Ci siamo arrivati proprio con la carica giusta, quindi saliamo primi in classifica con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, buonissimo. Siamo praticamente già qualificati col Portogallo ai mondiali, siamo primi in classifica al Barcellona, siamo anche passati nel turno di Coppa, quindi veramente episodio perfetto. Stiamo giocando alla grande, mi sto trovando molto bene con questo Barcellona post Neymar. Anche Ricky vedo che si sta trovando abbastanza bene. Vi invito a lasciare un mi piace perché è molto importante per supportare questa serie. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. E come sempre, be yourself, stay ignorant.